Siano lodati Gesù e Maria. Continua, fratelli, il lungo discorso eucaristico tenuto da Gesù nella sinagoga di Cafarnao e raccolto poi nel capitolo sesto di Giovanni. Siamo ad un passaggio molto importante in cui il Signore fa capire che è assolutamente indispensabile mangiare la sua carne e bere il suo sangue, perché dice: se non lo fate non avete in voi la vita, ma se lo fate, se mangiate me, vivrete per me e avrete in voi la vita eterna, e io vi risusciterò nell'ultimo giorno. Ecco che la Santa Madre Chiesa ai propri figli chiede di mangiare la carne del Signore a livello minimo indispensabile in due occasioni. Primo, il giorno di Pasqua, o almeno durante il tempo di Pasqua. Secondo, prima di morire. Purtroppo entrambe queste due raccomandazioni oggi sono alquanto disattese, specie la seconda. Perché se vagamente è rimasto questo ricordo del precetto pasquale che una volta si faceva nelle scuole, e quindi vagamente si sente il bisogno, almeno a Pasqua, di confessarsi per poter fare almeno a Pasqua la comunione, non è così invece nel momento in cui sentiamo che è arrivata l'ora del passaggio alla vita eterna. Ma quello è un momento centrale, perché l'Eucaristia, Cristo vivo, è Lui che io incontrerò una volta che lascerò questa terra, ma se lo avrò accolto già nel mio cuore, santamente, degnamente, l'incontro con Lui sarà un abbraccio d'amore e non un giudizio. Ma, fratelli carissimi, vorrei soffermarmi adesso su un passaggio che è molto importante, anche se può sembrare secondario. È sempre il discorso della comunione circa i suoi effetti. Gesù dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Cosa significa questa espressione che apparentemente è misteriosa? Significa questo, che certamente quando noi riceviamo Gesù nella Santa Comunione siamo noi ad accogliere lui, come abbiamo ascoltato all'inizio del brano del tratto dal libro dei Proverbi: la sapienza si è costruita la sua casa. La sapienza è Gesù, e la casa che si è costruita qual è? È il nostro cuore. È qui che Gesù vuole venire a vivere. Gesù vuole fare di noi le vere ostie, perché l'ostia sacramentale è un'ostia che non è capace di dargli il contraccambio di amore, perché l'ostia sacramentale non parla, non ha una intelligenza, non ha una volontà, non ha una capacità di amare. Gesù è lì, prigioniero nell'ostia sacramentale, in attesa di essere sprigionato nelle ostie viventi che dovremmo essere noi, che una volta accolto in noi dovremmo continuamente ricambiarlo in amore. Vita ci dà, vita gli dobbiamo dare, amore ci dà, amore gli dobbiamo dare, e incessantemente dirgli: grazie Signore per me e per tutti, ti amo Signore per me e per tutti. E questo significa che il Signore viene a dimorare in noi. Ma Gesù dice anche: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me, rimane in me. Cioè noi veniamo catapultati in Gesù, noi entriamo in Gesù e abitiamo noi in Gesù. E questo cosa comporta concretamente nella nostra esistenza? Significa che se noi facciamo la Santa Comunione con tutto il cuore, con la santità di cuore, ma soprattutto con retta intenzione, da quel momento noi e Gesù formiamo una sola cosa, e Gesù
che continua a vivere, vuole che noi facciamo vita insieme con Lui. Cioè, da quel momento noi non siamo più soli nella nostra vita, ma la nostra vita è talmente legata a quella di Gesù che noi dobbiamo vivere la vita di Gesù. Non è tanto Gesù che fa la vita nostra, ma siamo noi che facciamo la vita di Gesù. E quindi un'anima che fa la Santa Comunione è un'anima che certamente riceve un potenziale altissimo di santità, ma un potenziale che può sprigionarsi soltanto se in lui ci sono le giuste condizioni perché questo avvenga. In altre parole, fratelli, la Santa Comunione, Gesù, noi sappiamo, è il grande segreto della santità. L'Eucarestia fa germogliare i santi. L'Eucarestia è quella centrale nucleare che sprigiona tutte le grazie, perché è Dio stesso l'Eucarestia. Però se non ci sono i fili di comunicazione con questa centrale, l'energia rimarrà lì e sarà sprecata, non andrà a illuminare, riscaldare, portare energia ovunque nella nostra persona e attraverso di noi nella società e nella Chiesa. E allora quali sono queste disposizioni indispensabili perché l'Eucaristia che noi riceviamo possa produrre i frutti sperati? Ecco, fratelli, noi sappiamo che la Santa Messa è la rinnovazione del sacrificio della croce. Ma quando noi facciamo la comunione, siamo chiamati anche noi a compiere un sacrificio. E quale sacrificio? Il sacrificio più grande che ci possa essere. E sapete quale? Non è il sacrificio di qualche cosa. Vedete, anche quando passa il cestino, perché passa il cestino? È il momento dell'offertorio. Lì facciamo il sacrificio di rinunziare a qualche spicciolo per aiutare i poveri, i bisogni della Chiesa e così via. Ma non si tratta di sacrificare qualcosa, ma si tratta di sacrificare tutto noi stessi, di sacrificare il centro della nostra stessa vita. E qual è? È la nostra volontà. Quando io ricevo la comunione, in quel momento lì io dico a Gesù: Gesù, da questo momento io ti faccio la consegna della mia vita, la consegna della mia volontà. Perché io da questo momento voglio vivere la tua vita e voglio vivere con la tua volontà, secondo la tua volontà. Disporsi quindi a fare questa vita insieme a Gesù nell'Eucaristia significa in un certo qual modo saper rinunziare a tutto pur di vivere nella volontà di Dio. E rinunziare a tutto significa tutto, non cose, ma tutto di me. E che cosa io ho? Io ho pensieri. Rinunziare ai propri pensieri significa fare sempre più spazio nella mia vita ai pensieri di Gesù e imparare non soltanto a conoscere i pensieri di Gesù per farli miei, ma chiamarli i pensieri di Gesù nei miei. Gesù, vieni tu a pensare, vieni tu a mettere i tuoi ragionamenti, i tuoi pensieri in me. E Gesù a che cosa pensa? Gesù pensa ad una sola cosa, anzi due: dare gloria a Dio e fare del bene ai fratelli. Dare gloria a Dio e fare del bene, questi sono i pensieri di Gesù, e basta. E anche così per gli affetti: se io sono disposto a rinunziare a qualunque genere di affetto per fare spazio solo agli affetti di Gesù in me, e gli affetti di Gesù quali sono? Per Dio e per tutti, per Dio e per tutti, non per se stesso, perché i miei affetti sono spesso circoscritti a me stesso. Io penso a me, cerco il mio interesse, cerco la mia stima, cerco i miei gusti, io. Invece no, io quando faccio la comunione dico al Signore: Signore, io ti voglio offrire in sacrificio i miei affetti, i miei pensieri, i miei gusti, i miei passi, le mie giornate, il mio tempo, le mie energie, tutto. Ecco, c'è in noi questa disponibilità nel momento in cui facciamo una cosa insieme con Gesù mangiando la sua carne? Ecco, questa è la via, questa è la via.
Questo significa rimanere in me. Poi Gesù continua e dice come il Padre ha la vita, io vivo per il Padre, così chi mangia me vive per me. Capite? Cioè io non vivo più per me, ma vivo per Lui, vivo per Gesù. Uno dice, la mia vita sono i miei figli. Sì e no. Cioè tu quando fai la comunione non vivi più per i tuoi figli, vivi per Gesù. E in Gesù poi tu vivrai per i tuoi figli, in Gesù vivrai per far progredire la società, ma in Gesù tutto passa da Gesù. Gesù è il primo, Gesù è l'unico, Gesù è il sommo. Ecco, fratelli carissimi, questo per dire, e concludo, che è vero, Gesù dice chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, io lo risusciterò, vivrà la vita dei beati in cielo. Sì, d'accordo, ma non è un fatto automatico, non è un fatto meccanico, come a dire, faccio la comunione, me ne vado a casa, riprendo la vita di tutti i giorni, come se niente fosse. Tanto il Signore mi ha detto che se faccio la comunione, magari non tengo manco peccati, la faccio in grazia di Dio, poi me ne vado in paradiso. Non è automatico. Qui non si tratta di fare delle ritualità che mi devono ottenere delle cose. La vita cristiana è vita. I sacramenti sono vita. Se non diventano vita concreta, una vita che ti cambia, una vita che ti santifica, che si santifica sempre di più, è grazia di Dio sprecata. Grazia di Dio sprecata. Noi amiamo i nostri santi, li contempliamo, li veneriamo, in modo particolare la Madonna assunta in cielo in quest'ottava. Ebbene, fratelli, i santi chi sono? Sono stati coloro che hanno allentato la presa, hanno consegnato il volante della loro vita a Gesù. La Madonna è perfetta somiglianza con Gesù, perché la Madonna è intimamente unita a Gesù, fusa con Gesù, sono praticamente la stessa persona, distinte. Ma è così. Noi, corpo mistico di Cristo, dovremmo essere una cosa sola con Gesù, distinti ma uniti. Siano lodati Gesù e Maria.